Salve a tutti ragazzi e benvenuti nel terzo ed ultimo episodio del campionato italiano kayak fishing al bass a Pietrafitto. La domanda di oggi: dopo aver attaccato ben 3-4 bass il venerdì, non averne preso uno sotto taglia il sabato, oggi finalmente riuscirò a prendere un bass di taglia? Scopritelo in questo video. Vi chiedo solo di aiutare il canale iscrivendovi, lasciando like e commentando qua sotto. Quest'oggi vi chiedo il numero massimo di reali che avete fatto in una giornata di pesca. Io penso di aver perso il conto dopo queste gare. Dunque, direi di non perdere altro tempo e via con la sigla. Un altro big. Allora, dopo una partenza che è andata un po' rallentatore perché non mi aspettavo di... Io mi aspettavo partissimo. Quindi ero lì. Tralasciando quella, l'idea di oggi è mettersi là a bucare ogni singolo reale finché non trovo il bus. Perché sono là, sono in centro. Devo solo trovare, cioè devo solo riuscire a non far mangiare l'esca reale ma al bus. Quindi sarò là a rompergli le balle finché non arriva il bus a mangiare. Ma quest'oggi è un pochino più strano perché cambia continuamente direzione e va a raffiche. Quindi è difficile controllare la posizione e rimanere sul branco di pesce. Quindi rende la pesca non proprio facile. No, surreale. Thank you.
Finalmente ho rotto la maledizione, ho preso il bus, dai. Mi sento libero adesso. Ne avevo già preso uno ieri in gara, piccolo, però adesso finalmente che ho preso quello d'Italia sono già più libero. Adesso bisogna prenderne altri. Però ho visto la tecnica, cioè star là a rompere le balle finché tra il banco di rally e trovare il bus, funziona. Quindi bisogna continuare a insistere. Tutti sti pesci dove cazzo sono comparsi? Io non ce l'ho fin 2 secondi fa. Dio buono. No, dai, pensavo fosse un bus. Pensavo fosse un bus. Boia! Che reale. Mi ha portato via proprio come fa il bus. Trentanove. Guarda, se capita il bus sono più che contento. Poi ho cercato i bus, Dio buono, c'è neanche il tempo di arrivare sul fondo, guarda. Però mi sono detto, oh, sono venuto qua, pigliamo 2 pesci. Guarda, se ti liberavi da solo mi facevi solo un piacere. Ma che palle di reali. Per farti capire, si è preso con la canna sul poggiacanne. Barra, guarda qua l'ignoranza veneta, la cattiveria. Reale! Ma chi li vuole i bus? Guarda, 3, 2, 1, aspetta, ma te lo fo. Porco Dio, sembrava un bus. Cioè, ma come ingoiano? Cioè... ma vaffanculo, è un reale. Dai, Andre, unisciti a noi. Vaffanculo reale. Credo fosse un pezzo per un basso. Cazzo ci faceva un reale qua da solo, tutto solo soletto. Vaffanculo. Che mangiano come basso sti qua. Fanno bello chiaro questo. Boia.
Bello. Poi, perfetto. Boia, non è un bus, direi, dalle testate, però un bel reale, bel realone. Eccolo qua. Vabbè raga, io ce l'ho provate tutte. Alla fine non può sempre andare bene. Ho imparato molte cose, tipo che non prenderò mai tanti reali come in questo weekend, sicuro, almeno qua in Italia. Spero di iniziare a capire un po' più la pesca con l'ecoscandaglio ai reali che mi servirà per quest'anno, e quindi, cioè, già lo speravo scorso anno praticamente. Quest'anno ancora di più, perché vi dico solo che l'asticella si alzerà di livello di difficoltà. Dunque, Fioi, grazie per aver visto questo video. Vi rimando a settimana prossima con un nuovo video che ci stacchiamo un attimo dall'argomento gare. E dunque, per quest'oggi è tutto. Ciao a tutti!